Ingenti danni ad Eraclea Minoa in seguito a un'alluvione causata dalle violente piogge dei giorni scorsi, gravemente minacciati gli stabilimenti balneari aperti anche durante la stagione invernale. Lo stabilimento Rotta su Itaca ha subito dei danneggiamenti, è stata infatti distrutta la passerella d'ingresso, danneggiato ancora una volta anche il ristorante Rido Garibaldi, è sprofondata una veranda. Piene di acqua piovana e fango anche le strade della località turistica. Per evitare ulteriori danni, se le copiose piogge dovessero ancora continuare, l'amministrazione comunale con l'ufficio tecnico ha tempestivamente predisposto la pulizia generale delle vie d'accesso e soprattutto lo svuotamento del canalone antistante la prima spiaggia di Eraclea Minoa, ricolmo di ogni tipo di detriti. Escavatori, pale meccaniche e camion con diversi operai lavorano ininterrottamente per liberare strade ed ingressi di abitazioni dal fango. Urge comunque pompare l'acqua del viale principale per dare la possibilità ai proprietari di entrare in casa e per consentire il passaggio di quanti volessero trascorrere le feste nei locali pubblici. Ricordiamo che i ristoranti di Eraclea Minoa si sono organizzati per il cenone di Capodanno.